Dunque si riparte dal 2-1, vittoria di misura ma pesantissima per come è maturata. Testa, cuore, soprattutto la gamba giusta, la condizione atletica che in questo momento sembra davvero un fattore. In terra ligure al Pescara sarà sufficiente il pareggio, Entella invece è condannata a vincere con qualsiasi risultato al 90esimo. Non sono infatti previsti i tempi supplementari. Squalificati Lescano e Mesic, Zeman recupera Capitan Brosco al suo fianco, conferma per Boben. Davanti la novità sostanziale Cuppone, riferimento centrale con Merola e Delle Monache ai lati. Per l'ex potenza, digiuno di gol della trasferta di Francavilla Fontana dello scorso 30 novembre, 6 mesi esatti, si tratta della prima da titolare col Boemo, l'ultima volta dall'inizio il 1 febbraio a Viterbo col Monterosi. Non sono previsti altri cambi, ecco dunque il probabile 11, Plizzari tre pali in difesa, Cancellotti, Brosco, Boben e Milani. A centrocampo Raffià, Palmiero e Craia, in attacco Merola e Delle Monache a supporto di Cuppone. All'andata per circa un'ora, match complicato per i biancazzurri che nella prima costruzione hanno sofferto l'aggressività e la pressione alta dell'11 di Volpe. In questi casi, abbiamo provato a spiegarlo nell'analisi post partita, bisogna avere la capacità di smarcarsi e muoversi per dare soluzioni al portatore di palla che in caso contrario, come è accaduto all'Adriatico, va in difficoltà. Scarico e attacco dello spazio, mai giocare palla addosso, anzi andare senza palla, concetto che Zeman ha ribadito in conferenza stampa. Che lì il problema è di smarcarsi, io dico che quando si ha la palla bisogna cercare di sfruttare spazi liberi, quando non si ha bisogna cercare di chiudere i spazi e noi non riusciamo a sfruttare quei spazi liberi, nel senso, invece di aspettare che ci danno la palla sul piede, non proporsi o non staccarsi a seconda situazione. Noi quando cominciamo a portare la palla ci perdiamo. 323 tifosi al seguito della squadra, dato ufficiale. Entella in emergenza, squalificati Sadiki, Ramirez e Siatunis, infortunati Chiosa, Morosini e Tascone. L'ex Paolucci accusa ancora dolore alla tibia. Dovrebbe cominciare dalla panchina, al suo posto Rada, ex Renate, scuola Inter. In difesa torna l'esperto Pellizzer, sarà 3-4-1-2. Probabile 11-3 pali, in difesa Manzi, Pellizzer e Parodi. Sulle fasce l'ex Zappella e Tomaselli, a metà campo Corbari e Rada, tra le linee Meazzi alle spalle di Zamparo e Mercai. Lo score dei Liguri in casa, 12 successi, 6 pareggi, 2 sconfitte l'ultima a dicembre, 15 le reti incassate, appena 4 nelle ultime 9. Bilancio precedenti a Chiavari, una vittoria, 3 pareggi e 2 KO. Il primo, 9 febbraio 2020, 2-0 per l'11 di Roberto Boscaglia, entrambi gol sul rigore, 36esimo De Luca, 50esimo Alejandro Rodriguez, biancazzurri allenati da Nicola Legrottaglie. La seconda sconfitta, 27 dicembre 2021, partita senza storia, l'Entella di Vivarini si impone per 3-0. Le prime due reti di Schenetti e De Luca scaturiscono da altrettanti cadeau. Al quinto di recupero il tris in acrobazia, incalce la firma di Cassio Cardoselli. 3 i pareggi, 2 a reti bianche, sempre in B. 30 aprile 2016, allenatore Massimo Oddo, sfortunatissimo il non ancora 19enne Rolando Mandragora, frattura del metatarso dopo appena 11 minuti. E poi 17 febbraio 2018, ancora uno 0-0, in panchina c'era Zeman. Spettacolare invece in C il 2-2 dello scorso campionato, 11 ottobre 2021, De Marchi la sblocca, 1-1 di Facundo Lescano, sorpasso Entella col solito Schenetti, a 18 dal termine il gioiello di Marco Pompetti. L'unico successo biancazzurro nella prima sfida in Liguria, Serie B, 28 febbraio 2015, autentico mattatore il sindaco Marco Sansovini, fantastica tripletta, la seconda con la maglia del Pescara dopo quella rifilata all'Ascoli nel campionato 2011-12. Non solo, anche l'assist per Bjarnason dopo uno spunto di grandissima qualità. A proposito di qualità, che dire del pochissimo griffato di tacco da Federico Melchiorri. Risultato finale 5-2 per i Liguri a segno Lanini e Masucci. In quel Pescara, tra gli altri, militava anche un certo Matteo Politano, oggi campione d'Italia col Napoli.